5 marzo 2000, incontro dibattito sulla bottega artigiana, organizzata dal circolo culturale Corrado Alvaro di Canna. Registrazione degli interventi da parte degli artigiani. Vorrei proprio cominciare da Rocco Pitrelli a chiedere un po' nella forgia classica, no? Quella di una, meglio più indietro vai e meglio è. Cioè, se qualche arnese con l'introduzione della macchina è scomparso, vedi di ricordarlo, perché a noi interessano anche quelli che non ci sono più. Allora, Dana Forge, che quali erano gli arnesi che tutti indispensabili, che tu ovviamente adoperavi una continuazione? Lingone, martello, Aroina pure. Ah, per esempio la Aroina non so che cos'è. E te la faccio vedere se la vuoi vedere. E cerca di spiegare. Era quell'arnese che si tagliava le unghie all'asino, no? Ah, nel chiodare, nel mettere i ferri all'aria. Prima si tagliava l'unghia, si apparava bene graduatamente, a una certa misura che non doveva andare profondo a tagliare l'unghia, sennò usciva il sangue. Esatto. Conoscere dove arrivava, l'unghia è morta, che era morta e che poteva andare in chiodo fino a quella e quindi c'era questa specie di ascia. Sì, aroide la chiamavano. Era come una cortolaccia, no? Che si chiamava la aroide. E serviva praticamente per tagliare le unghie all'aria. A trunghese per tagliare anche le unghie. Queste anche ancora c'è. Poi? Il martello si metteva. I chiodi. Come si chiamavano i chiodi? I post. I post erano, tra un po', le poste, non, i post non sulle poste. No, le poste, i posti chiamavano. I posti. Poi altri arnesi? Tenaglie per il fuoco, c'erano. A tenaglie per il fuoco, ma tenaglie. E per alimentare il fuoco che cosa c'è? C'era la fucina, ventilatore. Non si chiamava ventilatore. Umandici. Cioè c'era il umandici. Poi che altro? Che altro? E poi caricavamo pure i bomberi. Ecco, che sa? Significava caricarmi i bomberi? Che vuol dire caricare a voi? Se fai firme belorusso russo, no? Che arrivavano con gli scendini. Quando aveva arrivato a Politura, si cacciava e si metteva sull'ingone quattro martellate e si legava l'ufficio, si mescava l'ufficio. Ma io ricordo che ci si metteva qualcosa. Si metteva la placca. Allora, era la placca. Ma aspetta, prima della placca si metteva il terriccio sopra. A terra, pesata. Hai capito? E quello è perché mettevano quella cosa, quella terra. Perché quando arrivava la bollitura, quella terra la faceva corruffire, non si allontanava, a venire, come ci dice, vicino, non la faceva circolare. La bollitura doveva arrivare a una certa a misura, che, come quando sono l'ufficiale, appena appena che sudava, se ti da correre, lo cacciava e arrivava la calda, si mescava in zappa, sapone, le bombe e tutte cose. Arrivava la cauda, a cauda ovviamente. Poi c'era per la temperatura. La temperatura era un altro, si fa da russica e dopo si calava nell'acqua. Dove... Quello era temperabile. Temperabile. E sono tante specie di tempera. Secondo l'acciaio, non si dà la temperatura. Se l'acciaio era molto forte, allora. No, tu parli di acciaio, ma vuoi dire il ferro. Va bene, tutti gli arnesi voglio dire. Cioè il ferro, per esempio, per fare la falce, quello era un altro arnese che si temperava diversamente. Ogni arnese aveva la sua temperatura. La sua tempera. Va bene. Cioè veniva fatta oggi, ce lo calavate, io mi ricordo che ci calavano un poco e lo guardavo puro, c'era. E perciò ti sto ripetendo che secondo gli acciai nasce con la temperatura che. Per esempio, se l'acciaio era dura, allora avviò andando nella vuota luglio e andava a essere più molle. Se l'acciaio era troppo dura, troppo molle, allora andava a avviò o se faceva color d'oro, era più forte la temperatura. Cioè allora
ricapitolando questo aspetto che è importante, perché adesso l'acciaio si fa facile a fare, ma all'epoca bisognava moderare e cercare di, dando appunto, mettendolo nell'acqua e cacciandolo, riuscire ad avere un colore. E quando lo si metteva nell'acqua, allora dal colore, in base al colore, se la roba era violaceo, veniva una tessera più dura. Esatto, perché non tutti gli arnesi dovevano essere molto duri, perché se erano molto duri si spezzavano. Allora bisognava stare molto attenti, quindi consentitemi di cogliere questa prima descrizione per dire che fare gli arnesi non era una cosa semplice, non era una cosa di, lo sappiamo fare tutti. Conoscere la tempera è la cosa più importante. E la tempera di Marte nel campo diciamo nelle forge. Nelle forge. Era secondo l'acciaio, dovevo conoscere l'acciaio. Allora, fatti venire in mente qualche altro arnese, dopodiché facciamo un solo discorso per perché io Ausam, per esempio, invece non travano come Ausam, ma a mangina chiamavano, no? Che bucava, che certo arnese che si bucava lui. Cioè, era una specie di trapano a mano. Che c'era, era solo una forma di use, ricordo bene. Ma così. E che la vita da sopra stringisce. Ah, con una vita sopra, no? Io pensavo che la mano era quell'altra. Accendo c'era un po' di perché sarà a ponte che facciamo noi, sto svilima e cose. Che quello riusciva più meglio, erano. Stiamo muovendo pure acciaio temperato. Senti, ora mi devi dire un'altra cosa. Una delle caratteristiche più importanti, diciamo, o delle opere che ancora oggi vengono fatte nelle forze, era il ferro lavorato. Il ferro lavorato per ringhiere e per altre. Per ringhiere, se tagliavano a misura i bastoni, fai a ringhiere. Se fai a amici, a mecciare, fai a pozzodare un po', non fu. Con lo stampo, dopo che. E te fai un fuscino intorno, sempre a caldo. Cioè, fammi capire meglio perché se non ho capito io. Allora, che cos'era? Cioè, tu stai dicendo che per fare lo stampo. E c'erano pure una mosca di pirazzi rotonde, quello un po' vicino, e quelli di lo stampo. E te facci già, tu facci di Sicilia, da ponte da ringhiera, no? Da un bastone. E tu fai sì, vabbè, dimmi, passiamo a un altro argomento. Spero che poi magari ci sarà qualche altro, non ne vedo altre cose. Oh, oui, c'è il mastrino, dipendo da lui di avere qualche altra notizia. E perciò la maestra categoria. No, non ti preoccupare, così arriveremo. Allora adesso, ecco, proprio per continuare quelle che dici tu, categorie per categorie, da Comando Lerizzo, io mi faccio dire un altro aspetto che era importante secondo me, ed era il discorso, non mi parla tranquillo, ed era il fatto di come veniva remunerato, come si pagava, cioè noi abbiamo avuto un altro signore del protocollo, qual era la migliore da tre, ma anche dal punto di vista proprio economico, che cosa rappresentava la bottega nel tessuto economico della società di Italia in questo caso. Quindi come venivate pagati? Come un giorno d'ovvero. Allora, cioè c'era, vogliamo dire, quasi un imbarazzo. Siamo all'epoca del barazzo. Una domanda, perché c'è stato qualche... Tu, fino a quando hai proprio... Se secondo te la vecchia forgia, no? Fino a quale anno possiamo... Cioè, se dobbiamo fissare uno spartiato, quando è morta? Perché parliamoci chiaramente. Quelle che diceva lui, i bombere, i zappilli, i bondilli, ricordo, ormai non si fanno da anni. Secondo te riesci a ricordare più o meno quando è finita questa diciamo così, questa epoca? Sono vent'anni. Sono arneriano. Vent'anni fa, quindi diciamo l'80, secondo me anche prima. Comunque, diciamo che è durata fino all'80, vabbè, diciamo agli anni 80. Ma ripeto, il discorso che a noi adesso ci interessa sapere è tu da padre, come campavi? Cioè non è che potevi tu mangiare solo grano, a casa ovviamente, che cosa? A casa però non è che
sistema che consentiva ad un'attività, diciamo così, economica di sopravvivere, di dare, di campare, insomma. Come si faceva? Cioè, tu avevi il grano, poi vendevi il grano e compravi gli altri o macere, secondo quello che facevi, te davi tante rotomine di grano. Due domini, domini e mille, sai cosa? Per fare un giorno ci vengono domini e mille domini e mille. Cioè, voi usate il cosiddetto stadio, veniva usato. In natura, non in gioco. In natura, in base a che cosa? Cioè, era una volta all'anno, si fissava lo stadio all'anno, una volta all'anno. Sì, una volta in base agli animali che si aveva. È chiaro. Se uno avete due giorni, avete tanti parecchi. Allora, stavi dicendo che, grosso modo, la determinazione dello stadio, cioè del corrispondente... Se pagava, ogni parecchio che mi aveva, la massaretta, danno un automobile, diciamo, avete gravone, la manodopera, tutto. Per ferrarlo, per no, fare la ferratura era diversa, per fare i vaccini era diversa. Solo parecchio, per non consegnare la bomba, erano parecchio, la vita, la massaretta, no. Ti davano un automobile. Lo stadio e ci ha smettuto così. Ah, quindi per gli arnesi, non per la ferratura. No, la ferratura era a parte. La ferratura era a parte. Sapeva per i vaccini era a parte la. E quindi era praticamente ogni massare teneva praticamente un fuggero di. Sì, ognuno si finiva tutti. Ma era fisso però. Per un anno lo dovevo servire. Per i 50 voti, 100 voti, e tu sei dovevi sottostare a quello che mi rende. È vero o no? Sì, salutate. Terzo del tutto. Vabbè, e io credo a questo punto, poi, se no. Non... Di trappete, scoppini fascioni, quando il fascione non capite, e ci salta di come anche noi. Saltate. Vabbè, allora concludendo questo discorso sulla bottega artigiana del Fabbro, diciamo che essenzialmente l'attività era collegata alla manutenzione degli arnesi agricoli e praticamente nel ferrare gli animali, perché i buoi... Hai visto i parecchi? In base a quello che era la consistenza degli arnesi, degli animali che erano nella masseria, si pagava. Ed era un qualcosa che veniva fissato una tantum all'inizio dell'anno e restava, fino poi a passare, eventualmente cambiare l'anno dopo. Oppure, no, stava, se quello era, se venivano trattate bene, stavano esatto. Tutta la allora, vita, per esempio, no? Un barocchino mi vuol dire che anche allora c'era la concorrenza. Sì, noi vogliamo tutto. Vabbè, comunque voglio dire che il grosso dell'attività era probabilmente questa, perché anche dal punto di vista delle costruzioni, poi vedremo, non è che... Vabbè, per esempio tanti ringhieri erano fatti lui, quelle del professor De Piazza, l'ingegnere Trugellita, tutto fatto delle nostre mani. Vabbè, allora adesso anche per non insistere molto su un argomento, ora passiamo ad un altro settore, a un'altra categoria, sicuramente anche questa gloriosa, che è quella dei sarti. La bottega del sarto effettivamente era, almeno come la ricordo io, era un punto di incontro, vorrei dire, delle persone un po' più uscite. Nella bottega del Santo non ci si trovava, ci si trovavano più, è vero Santi? Non facevo di nuovo, erano abituati più al barramento, no, al salottaggio. Allora questa è la bottega del Santo. Effettivamente io la ricordo, e voi confermatemelo voi, che aveva una, diciamo così, ma era quella che forse più di tutti svolgeva quella funzione che dicevo io all'inizio, di incontro e di
scambiare idee, di parlare di politica. Io ricordo perché nella tua bottega una continuazione c'era. Tutti gli altri giornali, fuori da Forge si facevi cose d'incontro. Allora sta rispondendo Panarace Santino. Nella Forge che chiamavano se facendo gli incontri solo con usarti archi pulito che non maniava cose sporche e quindi si fermava giustamente sionista e c'era anche il professionista si fermava perché si hanno usato quali erano secondo voi le novità che potevano venire da questi discorsi, cioè quando voi dite professionista ovviamente vi riferite a giovani, soprattutto gente che usciva di casa, perché noi stiamo parlando di un momento in cui non c'era la televisione e forse allora tanto per cominciare dalle canzoni nuove, quanto arrivava, chi li portava? Con la musica li suonavano alcune che erano... Ma non c'erano pure studenti che andavano a Napoli e tornavano portavano... I dischi dello fonografo che c'era il fonografo. Vabbè, quindi diciamo che sostanzialmente nella bottega del sabato si discuteva di cose forse più di politica o di tema diverso. Anche non... quella succedeva, perché quando c'era la politica c'era pure la politica, però si discuteva della vita che veniva trattata, perché la vita era sempre ristretta, economica, senza ripi, e quindi per se fanno un pantalone erano le ripanze, e infatti loro i fabbri, i calzolai, i parlavano di ustaglio, lo chiamavano, e stabilivano tante persone per la riparazione, poi il materiale portavano tutti i cittadini, si accattavano la suola, si accattavano tutto, e poi un maestro va qui, in pura giornata, una casa, quindi si andava a giornate, andava di mattina alle 7, per tornare la sera, di notte, proprio perché la governa. Allora tu stai dicendo che a differenza del fatto che doveva operare nella sua posto di lavoro, noi no, invece andava anche a casa. Io penso che pure qua ci sono i falegnami in aggiornata in casa che si portavano un banco e vabbè adesso ragioniamo praticamente voi andavate anche aggiornata a casa e quindi la stoffa e tutto il resto tutto il cliente diciamo cristiano che ti chiamava tutti i materiali fili, bottone, tutto siccome è che riuscivate adesso fatemi fare una domanda sì. C'era da vestire uomini e donne. È vero che gli altri amici si creavano, c'era qualcosa per cui, insomma, perché il sabato veniva visto un po' come quello che la gente era messo le mani addosso alle proprie donne. Sì. Cioè, praticamente voi facevate anche indumenti femminili. Sì. Ma il sabato faceva il sarto faceva il cappotto, il vestito a giacca. Allora puoi ripetere per favore. Quindi il sarto come indumenti femminili faceva il cappotto e il vestito a giacca, con la gonna eccetera, mentre tutte le altre cose, le sarie eccetera, cose, li facevano tutte le donne. Le sartine. Quindi praticamente quella che era la mia provocazione. Forse una schiera molto più bella quella delle sartine. C'era una certa soggezione. Il ruolo della sarta nelle famiglie era anche un altro, non solo quello di fare, ma anche di preparare il corredo. Tutto. Adesso parlaci un po' di che cos'era in effetti, prima di sposarsi, un po'
Sì, in campo. Primo materasso, due di sopra e uno sotto. Primo. Come sarebbe due di sopra e uno sotto? Una, dei, come un saccone chiamavano. Che è mio saccone. Saccone. Fai brulino in due saccone e lo materassi sopra. Aspetta, il lino io nonostante... Un lino. Che cos'è? Cioè il lino... È un lino... Barduffoli, com'è? Sì, come una specie di paglia, giù, verdi, è verde un lino. Sì, ma lo usavano pure le foglie verdi. E si la nocca sopra, ci con i bracci, tu puoi ir. Non mi ha detto che non mi Quando fai io li potì, a me a trovare una chiesa tu ieri, ma tu non rosca con gli uomini per terra, a te. L'impottita chiama. Allora, gli avvilla, gli allievi, i signorini, gli... Ai mangiuventer, gli telefono, si era con Nutella, ai mangiuventer, gli giù. Quelli giù, come si chiamavano quelli giù? Va bene, i giovani. Ai mangiuventer, gli erano rossi, gli mattoni. Ah, ma non sono di cose. Ah, perché lì era... Che non uscì e l'hanno imbastito tutta quanta dopo che l'hanno imbastito gli allievi miei capi per terra dopo che l'hanno messa la lana viene a fare l'usa ma no a mattina pure a pulire le lana poi c'è l'uparatura a fasce tante larghe quando in chiesa le bottite per un litro matrimoniale una mi sono passata e le riuscivo di non fissa tenere ogni tanto pur se la usiamo tanto poi ammassa in ginocchio dopo che l'hanno imbastita hanno preso i trassilli quell'antico quelli tavoli che l'arrivo segniamo i disegni e così segniamo poi ci mettiamo pure un porto di disegni io là ce l'ho a me i sette l'ho fatto per e calma che ci vestito bianco i cammini mi comprano i cammini per capire la vetrina no che mi vanno di usare il paese o vestito bianco e così noi no che io aspetto mo come hanno messo manca una lirma perché tutto a compra su pure un prestavano dato pure che ti era povero poi la ciuccia è su motivo quindi per quel che riguarda diciamo la futura sposa diciamo così al di là del letto come poi biancheria intima quali erano gli strumenti che voi i capici la notte di Brasetta che compravo la seta che compravo un bel lavoro non mi sapevo quanto cinque quello che possedevo i sottani si usavano i mutanti i macrosciani tutto tanto su cucina tutto quindi si cuciva tutto e cucina e rispetto agli indumenti ma adesso una domanda un po' rispetto a loro c'è qualche indumento intimo di donna per esempio che poi non si fa più e voi comprano voi comprano tutto ma che per esempio c'erano i corpetti no per esempio ah ma chi c'era e quello comprano pure i faimbo pure il cucino cioè facevate pure le gisette tutto dopo che dico tutto mi ha corbetti Arnaldo quello rigido era grande così, no quelli portavano i vecchi antichi ma il reggiseno ma facendo. Gli antichi i vecchi antichi li portavano quelli portavano un corpore quelli cosa portavano quelli ricchi brughi ma non noi sì. E i vecchi antichi avevano fatto un corpore cosa? Un corpore chiamano Per
era il, parliamo del corpetto. E lì c'è Villa, antico, pulicina, questo manco sapete, ma tu non fai in vede vici come ieri, perché dai tempi miei, un corpo non lo usavo di più. La tu chiamavi, no, no, no. È un corpetto. Come la giacca l'era assentata stretta, come un portato. Cioè, praticamente, parliamo chiaro, il sera usciva vuoto. Sì, no, no, c'era un entrava dentro, perché era lui. C'era un sopra sotto e c'aveva dei portosi questo con lo cordone si picchiare la quelle donne tutte blessate in giro il cordone serviva per la donna per la donna si metteva sul corpetto ma sulle noi per esempio saremmo capaci di andare di ricostruire un vestito di una volta per esempio che l'hai viste forse gli altri come stai dicendo gli altri ci portavano nel posto sì, sì. Ieri con le mie conoscenze no, se noi per esempio diciamo senti ma me lo fai con le buone per farmi vedere com'è cioè adesso qui mi rivolgo al presidente dell'associazione cioè noi potremmo anche avere interesse così a dire tutte queste cose per esempio stai parlando tu questi costumi albanese sì, ancora i porti. Vabbè, allora abbiamo chiarito quindi al di là di queste cose quindi un po' tutta la biancheria intima della donna sì, tu quelli di chiarillo dici io che avevo in da chiesa 500 euro giorno se la vieni papà mi dice ma perché io giornata fallo in da chiesa e quello mi costringeva se io andavano in da banana secondo te perché costringevano la banana e da una parte io andavo no si andiamo qui, no. No, voglio dire, perché si insisteva che la sarta dovesse venire a casa? Per comodità, da porti in roba, invece a casa ti metti in nata alla mangiare. Ah, certo, viene tanto non faccio. Questo è... Il malisette se lo puoi in malino. E tu puoi farina da mangiare, c'è faina. Va bene. Senti, una domanda per i santi maschi, ma abbiamo sentito che per le nonne, diciamo, c'erano degli indumenti un po' particolari. Sì, sì, certo. Per i maschi, c'era qualche, voi per esempio avete fatto qualche, io per esempio ricordavi i pantaloni alla zuara. A zuara si fanno pure mo. Si fanno pure mo. Ma la zuara, che differenza c'era? A differenza dal pantalone e alla zuavi, a spruffo così, si fa ancora mo' ma qualche pantalone antichi 7.1 quella là, io avevo capito che tu, io non l'ho mai visto, mio padre un fascista, maestro anziano, un uomo di Cicciola Gander, la Mastercard che chiamava, di fascista, era un pantalone quasi normale, a coscia, poi qua faceva tale e quale, identica alla gamba, c'era pure un coso che copriva la scarpa, quindi chiamavano i pantaloni clighette, sì, no, chiamavano tu campagnoli, tutto bottone, sì, forse c'erano i 36 bottoni. 32 bottoni. Sì. Erano bottoni lateralmente. Sì. Sì, perché poi ti riveniva scomoda a vestirla e invece quando io ero sbottonato, appunto quando io ero sbottonato, sì, quelli che portavano pure quelli. Era un qualcosa che si metteva sopra. Pantalone, era un pantalone comune, però era così, un po' cosa. Sotto il ginocchio rapido che era tutto bottone, ma io vi dico. Ah, ecco, quindi era aperto sotto il ginocchio e c'era il bottone. Ecco, causava tutta la gamba, pare che erano gambate, fatta a mano, ecco, sagomata. Vabbè, mi pare che non mi viene nient'altro in mente da chiedere a